Ciao a tutti amici di Stream Hardware, quest'oggi andiamo a fare l'unboxing della nuova tastiera Razer Deathstalker. Frontalmente sulla scatola troviamo l'immagine della tastiera accompagnata da delle specifiche della tastiera stessa, tra cui l'anti-ghosting a 10 tasti e il software Synapse 2.0. Posteriormente troviamo sempre l'immagine della tastiera accompagnata da tutte le specifiche tecniche del prodotto scritte in varie lingue. Purtroppo l'italiano non è compreso. Troviamo delle didascalie che riportano le stesse specifiche riportate sulla parte frontale e lateralmente troviamo la compatibilità con il sistema operativo Windows 7 e le varie certificazioni del prodotto. Andiamo ad aprire la confezione. La seconda confezione è completamente in cartone ecologico. All'interno troviamo la tastiera, che leviamo, e inoltre troviamo il bundle compreso con essa. Il bundle comprende due sticker Razer, una master guide, una quick start guide e vari fogli sul software della tastiera e un foglio che riporta alcuni dettagli sull'azienda Razer. Passiamo alla tastiera. La tastiera è una tastiera con un sistema a membrana. Ha un design simile alle tastiere Apple, soprattutto per quanto riguarda i tasti, la forma dei tasti. Troviamo un poggia polsi di notevoli dimensioni. Posteriormente, la tastiera è completamente planare e troviamo due piedini per regolarla in altezza. Il cavo non è rivestito in treccia, ma presenta il connettore USB placcato in oro. Questa tastiera presenta una retroilluminazione di colore verde che adesso vi mostreremo. E si può regolare con il tasto funzione spingendo F11 per spegnerla e F12 per accenderla. Con questo è tutto. Dallo staff di Extreme Hardware vi rimandiamo alla recensione della tastiera. Al prossimo video unboxing.